Nessuno si deve permettere di toccare quest'area per fare qualcosa di diverso di una scuola di infanzia come già progettata. Ci sono già i fondi, è partito il progetto, c'è addirittura la ditta che deve iniziare a fare i lavori. Io non so con quale criterio il presidente Falconi abbia rilasciato quelle dichiarazioni. Qui c'è stata una lotta di tutti i cittadini. Ci sono stati anni importanti che hanno visto un percorso, che hanno visto interventi addirittura della magistratura. Qui deve rinascere la scuola, perché questo è un polo educativo. L'istituto San Gallo ancora non ha una scuola dell'infanzia ed è un istituto comprensivo, quindi noi faremo di tutto affinché quest'area rimanga destinata alla scuola dell'infanzia ex Doremi Diverto.